Questi sono. Ma non si entra. Signorina, mi dica? È stretto, non si passa. Signore, questo è un volo per l'Egitto. E beh, qui si entra la faraona. Cioè, così, vai. Vabbè, mettemese così. Quanti sono? 36. Li ho contati io stesso. 36! Può essere che sì. E? Può essere che no. Bravo! Ma lei lo sa che il corpo umano è formato da almeno il 70% di acqua? Ah, questa non la sapevo. Ah, questa non la sapeva. Questa e chissà quante altre. Beata ignoranza. E lei non lo sapeva che dentro quel bicchiere c'era il 30% di sonnifero? Ah, questa non la sapeva. E chissà quante altre. Beata supponente. Buonasera a tutti amici, è venerdì, sono le 17, quindi è arrivato il momento della rubrica La Sicilianità. Prima di trasformarmi nel dizionario del siciliano, vi volevo presentare il mio nuovo amichetto, Yoshi, che vi farò vedere comunque in qualche altro video perché ha un'espressione troppo simpatica. Comunque, dicevo, vi dirò al solito la parola in italiano e poi quella tradotta in dialetto siciliano, inserita naturalmente in una frase. Oggi tocca alla lettera C. Cominciamo! Guarda che non entra. Perché la spingi con forza? Vada che non c'asi. Perché la cafuddare? Sì, sto arrivando, puoi buttare la pasta. Sì, stai provando, puoi calare la pasta. Mamma mia, con questo caldo non ce la faccio neanche a vivere. Ma con questo caldo non ce la faccio neanche a campare. Ti prendo per la gola. Ti piglio i cannarozzi. Mamma mia, stanotte ho avuto un mal di schiena. Stanotte è un male da carina. Sì, ho cucinato tantissime cose. Cucinai una carrettata di cose. Ma perché stai lì come un rincoglionito? Ma per chi stai già come un catapasmo? Sei un piagnucolone. Ma sì, un cianciulino. Fatemi sapere nei commenti se questo video vi è piaciuto e se avevate già sentito qualcuna di queste parole. Vi mando un fortissimo abbraccio e ci vediamo fra un'oretta in live qui su TikTok. In questi giorni fa molto caldo, quindi mi raccomando, ricordatevi di bere molta acqua e non uscire nelle ore più calde. Quindi chiudetevi dentro casa da adesso fino a Natale.